Voi così dovete mangiarla, guardate. Da paura, va cappottate. Mentre passate a mangiare, gira sulla sedia. Tu che è successo? No, mangia la pasta che ha fatto Max. Fa ancora freddo, però appena esce uno sprazzo, un pezzetto di sole, subito ci viene voglia di mangiare qualcosa di fresco. Oggi faccio uno spaghetto, anzi la linguina. Mamma mia che bontà. Bottarga, stracciatella e pomodoro marinda. Abbiamo l'aglio fresco, la maggiorana, il cipollotto fresco, il pomodoro merinda, a Roma lo chiamano così. Poi bottarga di muggine, stracciatella di quella speciale dell'Anzillotti e poi abbiamo una pasta che mi avete mandato voi. Si chiama Nicola lui e lui c'ha un pastificio che si chiama D'Aragona. E poi ragazzi, tieni, dai Giorgio, hai vinto un sacco di premi pure quest'anno con l'olio. E Giorgio Franci, Villa Magra, una ricetta semplicissima, perché quando abbiamo le cose buone ci vuole niente a fare un piatto, non bisogna essere chef, ci vuole soltanto la roba buona. Questo è l'aglio fresco, guardate com'è fatto, sembra come un cipollotto, si usa il bianco ma si può anche usare il verde che si può cuocere tranquillamente facendoci una frittata. Io oggi uso tutte e due, la parte bianca e la parte verde. Dobbiamo fare una pasta saporita, gustosa, buona, di quelle proprio che non ti fermi più a mangiarla, perché proprio quando vuoi come ti viene una bella femmina, com'è? Non ti fermi più, vai avanti. È lo stesso con sta pasta. Lo vedete com'è fatto? È tutto fatto così a pezzetti, vedete? Io che faccio? Taglio in questa maniera. Un profumo, cioè non potete capire, profumo dell'aglio, ma un aglio delicato, amoroso, bellissimo, che ti fa le coccole, che ti accarezza, dai bacetti. È un altro aglio, buonissimo. Ecco qua, così. Tagliamo tutto, fino a qui, fino alle foglioline, qua, fino a questa parte qua. L'olio, oggi ho scelto Villa Magra, che è uno dei top di gamma dei Franci. È un olio fantastico, dovete comprarlo, perché l'olio non è il vino e bevete tutto quanto con pasto, l'olio ha voglia. Se ve lo gestite bene, ha voglia durare. È bello proprio averci una credenzetta, invece di averci tutti i vini, tutti gli oli di tutte quante le ragioni, da usare col pesce, con la carne, con le verdure, con tutto quello che vi va. Dovete abbinarlo, è fantastico così. L'aglio fresco. Questo è l'aglio ideale per chi non piace l'aglio. Ma tu direi, perché stai a dia, Max? Sì, perché è delicato, è leggero, è armonioso. Questo è un buon inizio. Sto tagliando le cipolle e mi viene da ridere. Perché mi viene da ridere? Perché la gente mi ferma, Amaxe, quando mi fermano a Roma, Amaxe, capito? Amaxe. Ma sempre sta cipolla. Usi, ragazzi, io vi sfido in una cosa. Mettete la roba senza aglio e cipolla, di che cosa sa? Cioè, proprio sono le nostre origini queste. Allora, cipollotto fresco, taglio sottile, 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 ok? Ecco qua, tagliamo così. Deve essere bello, saporito, gustoso. Ecco il piatto di pasta, lo sapete quando lo dovete fare questo qua? È il sabato a pranzo. Già vedete il sabato a pranzo, perché voi mangiate il piatto di pasta, poi la sera tanto se esce con gli amici, se va a cena, e quindi il piatto di pasta è più che sufficiente. Un bel bicchiere di vino e stai a posto. Aggiungo il cipollotto. Gestite la cottura del cipollotto e dell'aglio. Guardate, con un po' di acqua, perché sennò si frigge troppo, no? E noi invece vogliamo un po' che si appassisce. E poi, quando mettete l'acqua, esalta un profumo pazzesco. Ma oggi, con sta pasta, un po' di peperoncino ce lo mettevo. Voi ricordate? Quando lo trovate fresco, lo congelate. Eccolo qua, vedete? Questo è già stato tagliato l'altra volta. Ne usiamo uno rosso, così. Ed è questo qua è un modo fantastico per conservare il peperoncino fresco. Lo potete grattugiare così, guardate. Una figata, eh? O se no potete pure tagliarlo al coltello, che si taglia. Eccolo qua. La cosa tragica del peperoncino, che succede? Che dura poco, soprattutto per quando si compra durante l'inverno. Quindi questo qua è un modo di quando lo trovate fresco di conservarlo e ce l'avete sempre a disposizione. Io oggi ho pensato a una cosa, usciamo fuori dal solito basilico, dalle solite erbette. Voglio usare la maggiorana, che è molto delicata. Qua oggi siamo molto delicati, ci sentiamo delicati. Vedete pure il colore della maglietta celeste, oggi siamo così. Metto la maggiorana che profuma, che ha un profumo pazzesco. Aggiungo un pochino di acqua, ecco qui. Perché qui il pomodoro c'è, ma è quello invernale. Quindi abbiamo il pomodoro merinda o marinda. Allora, a Roma lo chiamo merinda, però
La dicitura esatta è pomodoro marinda. Allora, guardate la particolarità, non è un pomodoro insalatato. Vedete quante scannellature ha? All'incirca ce n'ha più di 6 di queste scannellature, e questo lo riconosce. E poi guardate il colore di questo pomodoro, è pazzesco, io ce l'ho matto. Si coltiva d'inverno e viene da Pachino, dalla Sicilia. Il gusto è pazzesco. È l'unico pomodoro che io normalmente compro in inverno. Voi mi direte, ma che vuoi fare, una pasta con pomodoro verde? Sì, perché vi dico una cosa, starà benissimo perché è un po' acidula. Senti come scrocchia. E non è quell'acerbo, c'è presente il pomodoro acerbo? Non è buono. Questo è dolcetto, alla fine c'è sempre quella nota di dolce. È squisito, provatelo. Li ritagliamo anche un po' più piccoli, così si mescolano meglio. Allora, questo è un pomodoro che troverete fino alla fine di aprile. Quindi, signori, sbrigatevi, perché sennò finisco, non vi mangiate più. Guardate che bella la salsetta, guardate. È fatta con l'acqua e l'olio, non c'è salsa di pomodoro, quindi dobbiamo giocare con l'acqua. Adesso sta la pasta. Questa pasta io non l'ho mai assaggiata. Uno di voi mi ha scritto e ha detto, senti Max, ti posso mandare la pasta? E poi qualcuno di voi dirà, oh, te regalano tutto, che devo fare? Mi hanno regalato. E mi ha regalato questa campionatura, ha detto, la di prova la pasta che facciamo noi. Lui ha questo piccolo pastificio a Gragnano, quindi una pasta di Gragnano vera IGP, che sono 7 persone che lavorano, e addirittura la pasta la impacchetta a mano, pensate un po', proprio una cosa artigianalissima. Si chiama Pastificio d'Aragona e mi diceva che prendono il grano dalla Puglia e ha un contenuto di proteine, questo grano che prendo, addirittura superiore a quello che dice il disciplinare, superiore ai 14 grammi. Allora, quando si parla di una pasta artigianale si vede subito. Guardate questa pasta come è fatta, è ruvidissima. Loro la fanno essiccare per circa 48 ore, quindi un'essiccazione veramente lenta, oltre al solito trafilato in bronzo che sappiamo tutti ormai tutti alla fine al bronzo. Questa è una linguina, vai. Una cosa importante è l'acqua, guardate l'acqua. L'acqua è trasparente, vedete, si vede il fondo, si vede adesso. Quando una pasta artigianale è di grande qualità, l'acqua si dovrebbe intorbidire, dovrebbe diventare un po' bianca. Vediamo se succede. Questa è una pasta che ci vogliono 15-16 minuti di cottura, ma noi che facciamo? Noi a 10 minuti la tiriamo fuori, la mettiamo dentro la nostra bella padella e poi la insaporiamo bene in padella, come ci piace a noi, no? Bella. Già sta diventando torbida l'acqua, vedete? Questo è segno di una pasta fatta bene, di una pasta artigianale. Bravo Nicola, mo però bisogna assaggiarla. Oh, la metto sulla vanità. Iscrivetevi, così ci siamo più tardi. Mi piace, perché Dio, quanti sono arrivati? Siamo arrivati a 300.000 e passa. È una figata, mi piace, no? Quindi la metto un po' sulla vanità. Anche perché non vi costa una lira, non vi costa. L'altro giorno uno mi ha detto, mi ha fermato, mi ha detto, oh, ma io non ce la faccio a iscrivermi. Perché succede? Su YouTube, se non avete l'account di Google o Gmail, non riuscite a iscrivervi. Quindi dovete fare l'account, dovete scrivere su YouTube, su Facebook, su Instagram. Così avete una marea di ricette, vi riempio di ricette. Tutte le ricette che volete, poi anzi ditemi se avete voglia di qualcosa, io ve la faccio, che ci metto? Non ci metto niente. Questa è una bottarga di muggine, è un pezzo di una bottarga di muggine che avevo dentro il frigorifero. Io la amo quando è così, quando è un po' morbidosa. L'unico difetto che c'ha quando è ancora fresca è che la pelle si rompe. Però vi dico la verità, è successo che si rompe, non si riesce a spellare, e me la sono mangiata tutta questa pellicina, perché tanto è la membrana che ricopre le uova, insomma, se voi avete mai visto le uova all'interno della pancia di un pesce, sono fatte così. Però mo le faccio impazzire. Allora, ho fatto una cena ieri sera, e questa mi è arrivata con il pacco della cena che dovevo fare, la stracciatella da Lanzillotti, quindi San Vito dei Normanni. E provincia di Brindisi. Lui la manda in questa maniera, me la spedisce con la busta sottovuoto e poi dentro una cassetta di polistirolo col ghiaccio. Non è quella che normalmente vedete voi in giro dentro il banco da gastronomia. Guardate qua, questa è panna. Yeah, è panna. Tu dici, ma sei matto con la fragola? Beh, questa è talmente buona che è dolce. Immaginate la grassezza della stracciatella, della panna,
del latte vaccino e poi la fragola, che è dolce, però un po' aspretta e ti pulisce subito la bocca e dradac, ci va insieme. Questo è un dolce, ma prossimamente lo facciamo, un dolce con fragole e stracciatella. Vi faccio vedere che faccio. Il problema, dopo che hai mangiato, devi sete, e quello è il problema. E che fai? Non bevi? Ti privi? Ci priviamo? Ma ci possiamo privare? Noi qua dobbiamo goderci la vita, per forza. Bicchiere ghiacciato, oggi abbiamo, di Val dell'Ovo ci abbiamo rosa, che ci sta bene, no? Questo pomodoro, col colore della bottarga. Ci piace, no? La bollicina rosé, ecco qua. Ah, oggi sto pure bravo, questo per niente cafone, l'ho aperto come si deve. Vai, bicchiere congelato come piace a noi. Qualcuno mi critica, ma non senti niente con tutto sto freddo quando bevi queste cose. Sento, il gargarozzo mi si ghiaccia, lo sento. Poi, non ce lo facciamo un piccolo finger di quella giusti nostri? Un po' di bottarga, come dicono quella bravi. Esagerata, guarda qua, non si vede la stracciatella per quanta panna ci sta. Mi sto sentendo male. Un po' di bottarga, poi che fai? Non ce lo metti un pezzo di pomodoro così? Poi che fai? Non ce lo metti? Un po' di pepe? Una fogliolina di maggiorana qua così? Un goccetto d'olio, guardate che figata, eh? Tutto un boccone, eh? Mi voglio far menà. Cioè, dopo uno mangia una cosa così, dice, fate di me ciò che volete. Quanto dura in bocca! L'acqua è diventata bianca. Io comincio a buttare l'acqua e la pasta qui dentro. Vai, tieni, guarda che lunga, che bella! Che soddisfazione. Poi a me piace, lo so, a me piace più la pasta lunga. So più da pasta lunga. A Pinocchio, come stai? Bello al freddo l'ho lasciato, eh? Il verde e il cipollotto. Vai, un goccetto d'olio. Spengo tutto. Pomodoro. Con la grattugia del peperoncino date prima un po' di grattata di bottarga così. Così si unisce un po' a tutto, no? Quando andiamo a mantecare. Il fuoco è spento, eh? Questa darà sapidità a non finire, cioè darà un gusto pazzesco. Il fuoco è spento, non dobbiamo cuocere la bottarga, si deve soltanto scaldare, non dobbiamo neanche cuocere il pomodorino. Pizzico di sale. Guardate che cremetta che fa sta pasta. Vedete, assorbe subito l'acqua, quindi aggiungete. Mamma mia, che bontà ragazzi. La stracciatella la mettete qua, sul fondo del piatto. Per cui quando vi arriva la pasta, a voi, ognuno di voi sul piatto, amalgamate tutta quanta. Bella, guardate che crema ragazzi, cioè, è allucinante. Oddio. Pomodorini, qua ci servono perché danno l'acidità, no? È quello che andiamo a cercare. Un po' di verde cipollotto, il rosso peperoncino grattugiato e poi per finire la bottarga a fette, così, sfogliette, eh? Mamma mia, orgoglio di papà, bella. Voi così dovete mangiarla, guardate, eh? Bella mescolata, yeah. Mamma mia. Da paura, va cappottate. Mentre la stava mangiando, gira sulla sedia. Tu che è successo? No, mangia la pasta che ha fatto Max. Ammazza che buona, mamma mia. Da paura proprio, ragazzi. Non potete capire, la dovete rifare. Rifatela per piacere, una soddisfazione datema. Mmm.